Grazie ad una solida esperienza, la Edil Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edil Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edil Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni al servizio della gente, a Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione per regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Amici sportivi, tifosi della Juve Stabia, buongiorno dal campo comunale di Cotronei. Siamo in diretta, siamo qui pronti a raccontarvi quello che è il match della categoria Under 15. I ragazzi di mister Vincenzo Francese affrontano i pari età del Crotone. Diamo lettura delle formazioni partendo dai padroni di casa: Piccolo, Formisano, Lupinacci, Carbone, Pugliese, D'Aprile, Scandale, Polimeni, Battimelli, Greco e Scarcelli. A disposizione di mister Lara, Scarriglia, Merzwaran, Procopio, Russo, Lapera, Valente, Pugliese, De Vuono e Bianchi. Juve Stabia in campo con De Giulio, Genovese, Provisiero, Marcuccio, Borrelli, Serra, Saviano, Del Mondo, Chiantese, Fravola e Perna. A disposizione di mister Francese, Belardo, Caropreso, Secondulfo, Schettino, Celentano, Piccolo, Del Re, Pimienta e Noletta. Arbitra il match il signor Filippi di Rossano, e assistenti sono Scida di Crotone e Madeo di Rossano. Le altre gare di giornata: Ascoli, Cosenza, Pescara, Perugia, Frosinone, Napoli, Roma, Salernitana, Trapani, Benevento, riposa il Lecce. Il religioso silenzio, ascoltiamo il nostro grido di battaglia. Juve Stabia, Juve Stabia, Juve Stabia, è tutto pronto qui da Cotronei per dare vita al match di campionato. Sarà una gara importante ovviamente per i ragazzi di mister Vincenzo Francese, che vogliono assolutamente riscattare la sconfitta interna subita settimana scorsa contro il Frosinone. Cerchiamo di dare anche una rapida lettura di quella che è la classifica, che vede appunto la Roma in testa a 25 con il Napoli, Perugia 22, Trapani 20, Benevento 17, Lecce e Pescara 16, Juve Stabia 12, Ascoli e Cosenza 10, poi Frosinone 9, Crotone 7 e Salernitana 5 punti. Questa è la classifica, si attende soltanto il fischio d'inizio del match per dare vita al match di campionato di oggi. Parte la gara, dai ragazzi, andiamo a vincere! Crotone in possesso della sfera, la riconquista Marcuccio a centrocampo, oggi maglia numero 4 per lui, poi parte Fravola. Il pallone subito dentro a cercare l'inserimento di Perna. Perna prova ad arrivare sul pallone, anticipato in fallo laterale dall'intervento in chiusura di D'Aprile, il giocatore con la maglia numero 6 del Crotone. È andato a chiudere, ma la rimessa è Stabiese.
battuta adesso all'interno dell'area di rigore a cercare Chiantese, prova Chiantese, la mette in mezzo, il pallone supera tutta l'area di rigore, si spegne sul fondo, sarà l'invio dal fondo quindi per la formazione di casa. Juve Stabia che affronta il Crotone, una gara come detto importante ai fini anche della classifica per le Vespette che vogliono assolutamente rilanciarsi dopo la sconfitta di settimana scorsa. Intanto gestisce ancora il pallone la Juve Stabia, l'apertura da quest'altro lato a cercare Simone Provisiero, il capitano, ancora per Marcuccio, il tocco all'indietro a cercare Serra, fallo di mano fischiato, sanzionato, si riparte, si gioca subito con l'apertura verso destra per Genovese, Genovese cambia gioco, cerca Michele Saviano, la mette giù Saviano, prova a servire Provisiero sulla corsa, sarà rimessa laterale per la Juve Stabia. Si è cominciato a giocare da 1 minuto e 40 secondi qui al campo comunale di Cotronei. Gestisce la sfera Marcuccio, poi è Provisiero, scambia con Fravola, palla dentro, cercava l'inserimento di Saviano, il pallone però è fuori misura, Saviano non è partito e allora gestisce il pallone la squadra di casa con Pugliese che cerca un compagno largo a sinistra, non lo trova, palla che termina direttamente in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani che sarà per la Juve Stabia, ci sarà Genovese sul pallone. Andato a raccogliere la sfera, tanto qui presenti in tribuna al campo comunale di Cotronei anche i ragazzi di mister Michele Sacco che dopo affronteranno alle ore 12 sempre in diretta sui canali ufficiali della Juve Stabia il match che quest'oggi vi stiamo proponendo direttamente su Facebook. Potrete ovviamente poi rivederla anche su YouTube, nonché gli highlights, le interviste del post partita di questa gara, ma anche ovviamente della gara a seguire. Pallone lungo a cercare gli avanti del Crotone, Provisiero al limite dell'area di rigore, rischia un po' qui Provisiero, poi torna sul pallone, era Scandale che era andato a dare fastidio al nostro capitano che spazza sulla testa però di Carbone, il pallone termina sul fondo, sarà l'invio dal fondo per la Juve Stabia, per De Julio che oggi è titolare. 3:15 sul cronometro con la Juve Stabia che gestisce e Borrelli che serve Genovese, davanti trova il movimento di Del Mondo, il nostro nazionale non riesce a controllare la sfera che termina direttamente in fallo laterale, rimessa quindi per i bianchi di Crotone, completo interamente bianco per il Crotone, interamente verde invece quello del portiere piccolo Juve Stabia, invece con la classica casacca giallo blu, pantaloncino e calzettoni blu. Simone Provisiero tocca il pallone, rallenta l'azione avversaria di Scandale che prova a metterla in mezzo, sbaglia però, colpisce male, la palla termina direttamente sul fondo. 4 sul cronometro, pallone per palla in movimento da rifare, era il servizio per Borrelli, si allarga da quest'altro lato Serra, allora si passa dai suoi piedi adesso, Serra va al rinvio, colpo di testa a gestire la sfera con Polimeni che tocca ancora all'indietro verso D'Aprile, D'Aprile allarga a sinistra ma arriva Del Mondo, poi il tocco è per Scarcelli, rimessa laterale crotonese. Sale il numero 3 Lupinacci a rimettere in gioco la sfera con le mani, ecco Lupinacci, battuta la rimessa, il pallone si impenna a Riva del Mondo ma la sfera è uscita, rimessa laterale Juve Stabia con Genovese, è pronto lui, si alza il pallone, lo rimette in gioco, cerca il movimento di Chiantese, si allarga da quest'altro lato Michele Saviano a caccia del gol. C'è fallo, c'è calcio di punizione. Il rinvio lungo a cercare il movimento ancora del numero 7 Scandale. Tocco
Ancora per lui che prova a saltare Simone Provisiero, la palla è tenuta in campo da Simone, bravissimo Simone Provisiero in questo frangente, riesce con il tacco a far rocambolare il pallone sull'avversario, a conquistare rimessa laterale, palla che si impenna con Saviano che prova ad andare. Rimessa laterale con Simone Provisiero che cerca la rimessa lunga, la trova nel movimento di Fravola, poi è Marcuccio a cercare dentro la testa di Saviano che prova ad allargare, non c'è nessuno, non era salito Fravola ad appoggiare, allora il Crotone torna in possesso della sfera, il lancio davanti ma fa ottima chiusura la difesa con Borrelli che è andato a chiudere. Il tocco per il numero 4 Carbone, poi il servizio in avanti a cercare il movimento ancora di Saviano, palla dentro, attenzione in anticipo Serra, rischio qui, il prova la conclusione debole il numero 9 Battimelli quando siamo giunti al settimo minuto, è stato Battimelli a tirare debolmente verso la porta. Rimessa Juve Stabia già battuta con il tocco per il numero 9 che perde palla e Del Mondo che serve subito Fravola, prova di partire la Juve Stabia in velocità, Fravola cerca il movimento dentro di Chiantese, intercettato il pallone, rispedito nella zona di Simone Provisiero, sarà rimessa laterale per la Juve Stabia, il nostro capitano è sul pallone. Batte Provisiero lungo con le mani a cercare Fravola, ancora troppo lunga però per Fravola, Marcuccio di testa, termina in fallo laterale il pallone, minuto 8 sul cronometro di questo primo tempo con Formisano che va alla battuta della rimessa laterale, battuta male a mio avviso la rimessa laterale, però Fravola lotta con il numero 8 Polimeni, palla all'indietro a cercare Lupinacci, il Crotone prova a distendersi, a salire con questa azione manovrata, il pallone tra i piedi di Greco, il tocco ancora per Lupinacci, secondo palo in anticipo Provisiero, provvidenziale, arriva Saviano, tocca ancora all'indietro per Provisiero che deve impegnarsi, riesce, no, non ci riesce a tenerla in campo, errore qui di Saviano, palla che è terminata in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina quindi per i padroni di casa, pronti a battere con il numero 7 Scandale. Il traversone in area di rigore di testa spazza Simone Provisiero, poi la conclusione da fuori, ancora la chiusura della Juve Stabia che riparte con Chiantese, prova ad andare da solo Chiantese, poi è Provisiero ancora, Fravola di prima intenzione a cercare Saviano nel movimento, l'arbitro colpito dal pallone dovrebbe fermare il gioco, invece lascia giocare ancora, allora Saviano la riconquista, prova ad accelerare, viene fermato, il pallone arriva tra i piedi di Fravola, gestisce lui la sfera con calma, ripassa tra i piedi di Simone Provisiero, Provisiero, il lancio di Provisiero è ancora fuori misure, allora gestisce il pallone il Crotone, prova a salire con il numero 10 ma ci mette una pezza Serra, è ancora Crotone, è ancora Del Mondo a riconquistarla, è ancora Juve Stabia a salire con Chiantese che lotta, aiutato da Perna, superata la metà campo ma Perna torna a dare fastidio, a lottare su questo pallone, a riconquistarlo poi nel rimpallo è sfortunato, sfera che viene gestita con Saviano, l'apertura da quest'altro lato, il pallone arriva tra i piedi di Scandale, il numero 7 del Crotone salta Simone Provisiero, tocca all'indietro per Carbone, l'apertura dall'altro lato intercettata ottimamente dall'ottima posizione di Genovese che prova a far risalire Perna, subito a cercare Chiantese lungo linea, l'auto destro dell'attacco della Juve Stabia, si butta dentro Saviano, Chiantese non riesce a sfondare, il pallone però termina in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani che sarà per la Juve Stabia, minuto 11 in corso sul cronometro, 0-0 al campo comunale di Cotronei tra Crotone e Juve Stabia, gara del campionato Under 15 AB, a seguire vi ricordo si giocherà il match degli Under 16 sempre tra Juve Stabia e Crotone, rimessa battuta Perna.
Eccolo Perna che si gira, prova a servire un compagno, allora è Marcuccio a lottare su questa sfera genovese, non riesce ad arrivarci il lancio, è per la terra di nessuno, è per la terra gialloblu dove c'è Serra che gestisce il possesso, prova subito la sciabolata lunga a cercare Perna. Ancora Perna, limite dell'area di rigore, lotta con il suo avversario, guadagna, calcio d'angolo, tiro dalla bandierina per la Juve Stabia. Salgono le torri di mister francese nell'area di rigore, si muove al centro dell'area chiantese, Perna, arriva genovese, c'è Serra, chiama lo schema, Simone Provisiero, sinistro importante quello del mancino di mister francese, ha chiamato lo schema, vicino se non vado errato c'è anche Fravola, pallone comunque in mezzo, non ci arriva di testa Serra e la sfera termina così in fallo laterale, è messa quindi in gioco con le mani per il Crotone, minuto 12 sul cronometro in corso, 11:43 per l'esattezza, rimpallo su Saviano, altra rimessa per il Crotone. Purtroppo in tribuna sono presenti dei pali che complicano un po' la visuale, però cerchiamo di offrirvi al meglio il servizio con Chiantese che lotta. C'è fallo, anzi c'è fuori gioco, si alza il braccio dell'arbitro e allora sarà calcio di punizione per la formazione crotonese che gestisce la sfera con il capitano. D'Aprile lancia lungo in anticipo, però c'è l'ottima chiusura, poi c'è Renato Marcuccio che prova a mettere ordine, prova ad alzarla, a girare verso Fravola, Fravola la lascia passare, arriva Saviano sul pallone, il tocco è per Simone Provisiero, sale Provisiero il capitano, prova dentro a mettere per Perna che non ci arriva in anticipo, Piccolo a chiudere. Sale il Crotone con Lupinacci, il pallone di testa, c'è l'ottima chiusura di Borrelli, gestisce la sfera il Crotone ma Simone Provisiero ha impattato bene sul match. Rimessa laterale ancora per il Crotone proprio sotto la nostra postazione, battuta adesso di testa in anticipo, Fravola, lotta Saviano, ancora Marcuccio a lottare e ancora Fravola a girare verso Saviano. Si impenna il pallone di testa, c'è il tocco di Borrelli per Genovese. Genovese serve Perna, prova a sfruttare la velocità, il nostro 11 punta il suo avversario, si tratta di Lupinacci, si accentra Chiantese, torna ancora verso Del Mondo che apre di prima intenzione a cercare il movimento di Saviano. Poi c'è la bandierina che si alza, è fuori gioco, punizione già battuta, c'è Simone Provisiero sul pallone, il tocco di Provisiero per Saviano, Saviano salta il suo avversario, ancora torna dall'altro lato verso Genovese, si muove Perna davanti a sé, il pallone dentro per Chiantese, troppo lungo, termina tra le braccia di Piccolo. D'Aprile gestisce il pallone, il lancio, palla che passa, Serra di testa, poi c'è Genovese, Del Mondo prova la giocata, Del Mondo non gli riesce, allora Genovese poi lascia sfilare il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco quindi con le mani per la Juve Stabia. 15 sul cronometro con Fravola, si libera del suo avversario Fravola, bravo in questo francese, serve Simone Provisiero, davanti c'è Saviano, fermato il pallone ma ancora Provisiero, ancora largo per Saviano, se ne va Saviano a sinistra, ha un po' di spazio, punta il suo avversario, la mette subito in mezzo, Chiantese la gira, palla che termina sul fondo, ci ha provato Chiantese, 15 sul cronometro, si è fatta vedere davanti la Juve Stabia con Chiantese, il nostro numero 9 è andato ad impattare, palla che è terminata però sul fondo, Del Mondo ora gestisce il possesso, la tocca d'esterno per Fravola, si libera del suo avversario, bravo nell'apertura per Simone Provisiero, il cambio ancora di gioco al limite dell'area di rigore per Del Mondo, controlla male il pallone, riparte il Crotone con Scarcelli,
che cerca davanti il suo compagno di reparto Battimelli, fermato Renato Marcuccio, anche lui ha approcciato bene il match. Marcuccio gestisce la sfera, tocco per Serra, possesso Stabiese con Simone Provisiero, davanti c'è Saviano, gestisce il pallone, si gira, scambia con Fravola, si butta dentro subito Saviano, il tocco è però è per Del Mondo, l'apertura larga a destra e a cercare Genovese, sale Genovese, rallenta un po' la corsa, si accentra, tocca per Del Mondo, all'indietro si riparte da Borrelli, Marcuccio, il biondo centrale di centrocampo di mister francese, serve Simone Provisiero che apre per Perna, il controllo in area di rigore, si è alzata la bandierina del fuorigioco, sanzionata la posizione irregolare per Perna, si riparte quindi con il calcio di punizione, il colpo di testa è di Simone Provisiero, arriva sul pallone Saviano e riconquista un ottimo pallone, poi è Fravola subito a cercare dentro Chiantese, piccolo, esce e salva il Crotone. Juve Stabia vicino al gol con Chiantese, poi ancora Simone Provisiero, ancora lui il capitano, ottima la sua giocata, il servizio è per Chiantese che è venuto incontro, tocca all'indietro a cercare Borrelli, sale Borrelli, scambia il pallone stesso con Genovese, il cambio di gioco di Genovese a cercare Saviano, controllo di Saviano in area di rigore, palla in calcio d'angolo, 17 sul cronometro. Chiantese aveva provato, tanto arrivano notizie non buone dal Menti dove la primavera è sotto di 2-1 contro il Trapani in questo momento, traversone in mezzo, area di rigore, piccolo con il pugno, ma c'è fallo in attacco, dice l'arbitro, calcio di punizione quindi per il Crotone. Diciotto sul cronometro. Piccolo è pronto lui a battere, ci riesce adesso e serve compagno di reparto, il capitano d'Aprile, che lancia subito davanti dove c'è la chiusura di Genovese. Eccolo Genovese che tocca davanti per Chiantese con la coscia, Chiantese il rinvio lungo, prova ad andare sul pallone De Giulio, ma Simone Provisiero riconquista lui la sfera e sale, palla al piede, il capitano se ne va, salta un avversario, viene fermato poi in fallo laterale dal numero 4 Carbone, tra l'altro l'ultimo a toccare è stato Provisiero, quindi rimessa in gioco con le mani che sarà per i padroni di casa del Crotone. Minuto 19 sul cronometro, ancora qualche minuto, ci fermeremo per un piccolo pit stop, poi torneremo sempre qui dal campo comunale di Cotronei per questo primo tempo della gara del campionato Under 15 AB tra Juve Stabia e Crotone. Nel corso della giornata anche gli highlights ovviamente del match, nonché l'intera gara anche sul canale YouTube. Oggi piccolo cambio con il social che non ha consentito la diretta sul proprio canale, quindi l'opzione è cambiata con Facebook in diretta. Il pallone in avanti comunque sarà caricata l'intera gara sul canale YouTube ovviamente della SS Juve Stabia. Gestisce il pallone il numero 11 Scarcelli, la mette in mezzo, poi c'è il tocco di Saviano subito a cercare Chiantese, davanti fermato dall'ottimo intervento di D'Aprile, il capitano cambia gioco, attenzione a Scandale, lato destro dell'attacco, Scandale gestisce la sfera, lo chiude Provisiero in calcio d'angolo, bravo Provisiero, è andato a chiudere Simone Provisiero il pallone che è terminato sul fondo, tiro quindi dalla bandierina per i padroni di casa del Crotone. Tocco, attenzione di Scandale, proprio tra i piedi di Fravola, poi l'invio è sbagliato e poi la conclusione è ancora deviata. Tiro che è stato del numero 8 Polimeni e ancora tiro dalla bandierina.
traversone in mezzo, colpo di testa, poi la conclusione che termina al lato è stata del numero 4 Carbone, che ci ha provato al 21esimo. È stato Carbone ad andare alla conclusione. Gestisce la sfera la Juve Stabia. Tocco in avanti con Del Mondo, che conquista rimessa laterale. Messa in gioco con le mani per la Juve Stabia. Battuta. Marcuccio non ci arriva, gestisce poi il pallone lui. Tocco per Serra, vicino c'è Simone Provisiero, si allarga a sinistra il capitano, davanti cerca Saviano, si infila Fravola, chiude all'ultimo Formisano, mettendo palla in fallo laterale. Messa con le mani già battuta Saviano, poi è Simone Provisiero. Chiantese non ci arriva, spazza la difesa crotonese. Gestisce Genovese toccando subito di prima per Del Mondo, ancora Genovese, cambia dentro l'area di rigore a cercare Saviano. Fravola, Del Mondo, allarga Del Mondo per Genovese. Eccolo Genovese, non serve il compagno, però ci riesce poi dentro il pallone, attenzione per Saviano. Saviano la mette in mezzo, Chiantese, ma c'è fallo, aveva fatto gol, era arrivato sul pallone Saviano, ma ha colpito involontariamente il portiere. Noi ci fermiamo, piccolo stop and go e torniamo. Grazie ad una solida esperienza, la Edi Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edi Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edi Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni al servizio della gente, a Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Rientriamo in diretta, attenzione Crotone in avanti, palla messa in mezzo, la chiusura di Genovese in calcio d'angolo, è andato via Greco sul lato sinistro dell'attacco del Crotone. Intanto finisce il primo tempo allo stadio Menti, la Primavera è sotto di 2-1, sconfitta interna per il momento per la Primavera. Fine del primo tempo, calcio d'angolo intanto per il Crotone, 26esimo minuto in corso di questo primo tempo. Trapani passato in vantaggio
su calcio di rigore, Mariano Guarracino ha pareggiato su calcio di punizione e poi il gol del 2-1. Intanto qui attenzione, area di rigore, spazza l'area Fravola, palla deviata in fallo laterale, quindi dicevo Trapani in vantaggio sul rigore, poi il pareggio di Mariano, lo scugnizzo di Sorrento su calcio di punizione, il Trapani trova il vantaggio 2-1, quindi al Menti per il momento. Finito il primo tempo tra Juve Stabia e Trapani, parliamo del campionato primavera. Tanto palla in avanti, concentriamoci però su questo match qui in diretta dal campo comunale di Cotronei. Chiantese in possesso del pallone, palla deviata in fallo laterale, sarà rimessa in gioco con le mani per la formazione ospite con Genovese. Poi il tocco al centro a cercare, c'è il nostro numero 10, si tratta di Fravola. Ancora Renato Marcuccio prova a gestire con calma la sfera, Genovese cerca un compagno libero, costretto poi alla giocata davanti per Perna, non riesce a tenerla in campo Perna. 27 sul cronometro, 8 salvo recupero al termine della prima frazione di gioco, resiste lo 0-0 iniziale. Poi è Serra che spazza la propria area di rigore, prova ad arrivare Saviano sul pallone anticipato, rimessa Juve Stabia. Simone Provisiero chiama la palla ma subito si gira Chiantese, dentro Perna, Perna, attenzione Perna, prova lo spazio, Perna, prova il tocco al centro, arriva Del Mondo, Juve Stabia in vantaggio, ha segnato Del Mondo, il nostro nazionale, no, non è Di Mondo, è Del Mondo, 1-0 per le Vespe, si sblocca il punteggio, la Juve Stabia passa, il gol del nostro numero 8 l'ha messa dentro lì da un rigore, in movimento è scaturito il vantaggio stabiese, è stato bravo Perna ad aspettare, non ha calciato, ha alzato la testa, l'ha visto, l'ha servito e la Juve Stabia in vantaggio 1-0 per i ragazzi di mister Francese. Il gol l'ha messo a segno Del Mondo al minuto 28 di questo primo tempo. Del Mondo trova il gol del vantaggio, la Juve Stabia. È stato importante sbloccare questo match, non eravamo stati fino a questo momento tanto pericolosi in avanti, ci siamo riusciti adesso con questa bella giocata. Berna ha atteso fino all'ultimo momento prima di andare a calciare, ha aspettato, atteso, ha servito Del Mondo che arrivava da dietro, il tocco ed è un rigore in movimento per Del Mondo che l'ha piazzata all'angolino e ha trovato il gol del vantaggio. Non poteva farci nulla Piccolo, l'estremo difensore del Crotone. Si sblocca così il match, le nostre Vespette sono in vantaggio per 1-0. Trentesimo minuto in corso, 29-20 sul cronometro. Crotone che prova a riordinare le idee dopo il gol subito, ma pressa la Juve Stabia. L'apertura da quest'altro lato è a cercare Scandale. Tocco all'indietro e fuori misura. Saviano sul pallone. Accelera Michele Saviano. Spinge sul lato sinistro. Viene fermato in fallo laterale. Rimessa in gioco per la Juve Stabia. Con calma Saviano lascia la battuta a Simone Provisiero. Il capitano battuta dentro a cercare Del Mondo ancora, poi Saviano la mette in mezzo, Saviano il pallone non passa, arriva però Renato Marcuccio, prova a rimetterla per Perna, Perna vince l'impallo, area di rigore, ci prova Perna questa volta, rimpallato il suo tiro, va a guadagnare la rimessa laterale, è andato deciso sul pallone, ha vinto il rimpallo, ci ha creduto Perna, rimessa laterale per la Juve Stabia.
con le mani dentro a cercare Del Mondo che aggancia in area di rigore. Ancora Robby si gira, Del Mondo prova il tocco in mezzo, poi forse qui c'è fallo, infatti calcio di punizione, fallo commesso da Perna. Calcio di punizione. Sentite le grida di mister Pasqualino Laratta che richiama l'attenzione ai suoi, prova a far calmare, quantomeno di ordinare le idee al proprio Crotone, ma qui è Favola che gira verso Chiantese. Lotta Chiantese sul pallone, va a dare anche una mano all'indietro, però il Crotone prova a girare, sì, con Battimelli, tocca poi all'indietro, un po' ci ha battata la sfera, arriva a De Giulio. Borrelli, ancora Borrelli, controllo è di Roberto Del Mondo, accarezza con la suona il pallone Del Mondo, poi Crotone però lo riconquista, terminato in fallo laterale, sarà possesso Juve Stabia. Messa con le mani Del Mondo, poi è Chiantese, va a girarsi Chiantese, terminata in fallo laterale, la sfera sarà rimessa per le nostre vespette. Genovese sul pallone, rimette in area di rigore Chiantese, si gira Del Mondo, poi arriva Simone Provvisiero che carica con il mancino, palla che termina abbondantemente alta sopra la trasversale, sarà quindi rimessa per il portiere Piccolo. D'Aprile, arriva sul pallone Battimelli, poi ritorna ancora in possesso della sfera, prova a toccare all'indietro ma serve Saviano, riparte la Juve Stabia, Michele Saviano tocca per Perna, Perna viene fermato in scivolata dall'ottimo intervento difensivo di Lupinacci, prova a Scandale a portare su i suoi, si sovrappone a lui Formisano, viene premiato sulla corsa, Formisano è uscita, si alza la bandierina, sarà rimessa Juve Stabia. Rimessa laterale per la Juve Stabia. Con Simone Provvisiero. La batte Provvisiero a cercare Favola. Poi arriva sul pallone Chiantese, tocca per Saviano. Saviano prova ad andare, Saviano ci riesce. E allora gestisce il pallone il Crotone, Favola dà fastidio, ancora Crotone con il tocco in avanti, Provvisiero chiude e la sfera termina sul fondo, sarà tiro dalla bandierina per il Crotone. Attenzione al pallone in mezzo, arriva in aria di testa, libera Serra, si alza la bandierina per un tocco con una mano, l'arbitro ha sanzionato il fallo, calcio di punizione per la Juve Stabia, con calma De Giulio scambia con Serra, poi Simone Provvisiero. Finisce qui il primo tempo, squadre negli spogliatoi, Juve Stabia conduce per 1-0. Noi ci fermiamo, un pizzico di pubblicità e poi torniamo qui dal campo comunale di Cotronei per il secondo tempo. That I've done, oh, that I've done.
Grazie ad una solida esperienza, la Edil Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edil Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edil Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni al servizio della gente, a Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia.
Rientriamo in diretta qui dal campo comunale di Cotronei. C'è un cambio per parte. Entra anche il numero 15 del Crotone. Si tratta di Russo. Allora, per la Juve Stabia, per la Juve Stabia in campo Piccolo al posto di Renato Marcuccio. Scusate. Quindi dentro Piccolo al posto di Marcuccio. Mentre per quanto riguarda il Crotone, sta entrando sul terreno di gioco Russo. Non sappiamo però al posto di chi. Proveremo a dirvelo a breve. Scusate, allora fuori il 3, quindi fuori Lupinacci per il Crotone. Fuori Lupinacci, dentro Russo. Allora diamo nuovamente rapida lettura delle formazioni, partendo dal Crotone: Piccolo, Formisano, Russo, poi Carbone, Pugliese, D'Aprile, Scandale, Polimeni, Battimelli, Greco e Scarcelli. Per quanto riguarda la panchina, a disposizione di mister Laratta, Scarriglia, Merzwaran, Procopio, La Pera, Valente, Pugliese, poi Devuono e Bianchi. Per quanto riguarda, tanto è arrivata già anche la distinta degli under 17, ma di questa gara ne parleremo dopo. Ora concentriamoci su questo secondo tempo. Dobbiamo anche dare lettura nuovamente della formazione della Juve Stabia, con il cambio di Piccolo entrato al posto di Marcuccio. Parte il match, dai ragazzi, andiamo a vincere. Palla in avanti, il colpo di testa a liberare termina in fallo laterale. Allora Juve Stabia con De Giulio, Genovese, Provisiero, Piccolo, poi Borrelli, Serra, Saviano, Del Mondo, Chiantese, Fravola e Perna. A disposizione di mister Francese, Belardo, Caropreso, Secondulfo, Schettino, Celentano, Del Re, Pimienta e Noletta. Gestisce la sfera la Juve Stabia, il pallone cambia gioco, prova ad arrivare Saviano su di essa, poi lascia la sfera terminare in fallo laterale. Sarà rimessa in gioco con le mani per la Juve Stabia, 35 secondi sul cronometro di questo secondo tempo. Juve Stabia che però, visto il pallone terminare in offside, posizione irregolare, subito battuto lungo a cercare il movimento in avanti del numero 11 Scarcelli. Terminato in fallo laterale il pallone. Allora sulla sfera c'è il numero 5, si tratta di Pugliese, lungo linea cerca il movimento di Scarcelli, termina in fallo laterale ancora la sfera, rimessa in gioco con le mani per il Crotone, con Pugliese davanti, poi spazza Borrelli. Perna prova ad arrivare sul pallone, l'ultimo a toccare è stato lui. Rimessa per il Crotone ancora, palla che passa, intercetta Piccolo con il numero 17, spazza l'area. Serra prova a cercare la velocità di Perna che non riesce a tenerla in campo. Rimessa quindi in gioco con le mani ancora per il Crotone. Cominciato a giocare il secondo tempo da 2 minuti, Juve Stabia in vantaggio per 1-0. Poi sfera di Genovese, ancora deviata, buttata anzi, termina in fallo laterale, buttata in avanti per Perna. Piccolo fa rimbalzare, gestisce Borrelli, tocco per Fravola che di tacco serve l'autore del gol del vantaggio, Del Mondo. Genovese ancora per Del Mondo, tunnel all'arbitro, quindi arriva ancora Del Mondo sul pallone, lotta Del Mondo, ancora Del Mondo a riconquistare la Perna, a dare fastidio, la palla passa, attenzione,
con De Julio che esce al limite dell'area di rigore, blocca la sfera, appoggio per Serra, ancora Serra, Borrelli, Genovese, al centro c'è Piccolo che si è fatto vedere, Perna non ci arriva, Fravola però di testa, Crotone prova a venire su con la palla tra i piedi di Scarcelli, se ne va a sinistra su Genovese, Scarcelli prova a metterla in mezzo, libera Borrelli, Perna di testa del mondo, la palla è uscita, sarà rimessa in gioco con le mani per il Crotone, minuto 3 e 30 sul cronometro di questo secondo tempo, Juve Stabia in vantaggio 1-0. Il gol di Roberto Del Mondo, Scarcelli soffia il pallone a Genovese, la mette in mezzo tesa, passa la sfera e si spegne sul fondo, pericolo al quarto minuto con il Crotone che ci ha provato, palla tesa in mezzo, non ha trovato sul secondo palo nessuno. De Julio, Borrelli, Genovese non riesce a servire davanti Del Mondo, rimessa in gioco per la Juve Stabia, cercare davanti Chiantese, poi Fravola, tocca per Saviano, se ne va Saviano, punta il suo avversario, accelera Saviano, Saviano, area di rigore, Saviano fino in fondo, Piccolo lo chiude, ha provato ad andare da solo Saviano, quinto sul cronometro, Michele Saviano ci ha provato a sfruttare la sua velocità, Scarcelli si è fermato, Battimelli infatti, palla che poi è stata allungata ed è terminata in rinvio dal fondo per la Juve Stabia, i ragazzi di mister Francese pronti a battere, la rimessa laterale, anzi rinvio dal fondo, palla lunga per Perna, è passato il pallone, Perna, Perna, salta anche Piccolo che torna sulla sfera, è l'ultimo a toccare, è proprio lui, anzi è Perna, occasione per la Juve Stabia, occasionissima per la Juve Stabia, sesto sul cronometro con Perna che ha avuto l'opportunità d'oro, altro cambio nelle fila del Crotone, al sesto minuto esce il numero 9, al sesto minuto esce il numero 9 ed entra il 17, quindi fuori Battimelli, dentro Valente per il Crotone, è entrato Valente al centro dell'attacco, è uscito Battimelli, Piccolo pronto a battere, tocco di Piccolo vicino per il compagno, il lungo pallone di testa ci è andato Serra, poi l'apertura a cercare, a trovare il movimento del numero 5, palla dentro Borrelli, cercava subito Valente, calcio d'angolo, è stato Pugliese che aveva messo palla dentro, tiro dalla bandierina per il Crotone, palla in mezzo, attenzione di testa, è arrivato Borrelli, nuovo tiro dalla bandierina per il Crotone, pallone in mezzo, attenzione di testa, De Julio la mette in calcio d'angolo, pericolo qui per la Juve Stabia, si è lasciato in area di rigore colpire da solo, se non vado errato era il numero 8, ottavo sul cronometro, De Julio, altro tiro dalla bandierina, altro mucchio in mezzo, chiude ancora Borrelli ed è ancora calcio d'angolo, non riesce ad uscire da lì la Juve Stabia,
il traversone in mezzo di Provisiero, va a chiudere due volte, poi spazza Simone Provisiero in fallo laterale. Sarà rimessa per le Vespette. Cerca davanti Scarcelli. Ancora Scarcelli, se ne vada. Scarcelli la mette in mezzo. Simone Provisiero, male al limite, la conclusione alta è stata del numero 4 Carbone, che ha calciato al nono minuto. Carbone è andato al tiro, palla terminata alta, De Giulio, Del Mondo, Saviano, prova Michele Saviano, la palla arriva però in qualche modo ancora sul lato sinistro, la chiusura poi, ancora a lottare il tocco all'indietro, si gira il servizio e per Scarcelli che se ne va a sinistra, la mette in mezzo con Genovese che però ha chiuso, Crotone che ha approcciato meglio questo secondo tempo. Juve Stabia un po' in difficoltà in questi minuti, non riesce ad uscire e a rendersi pericoloso, anche se c'era riuscito con Michele Saviano a tu per tu con il portiere, poteva anche Perna andare a trovare il 2-0. Però ora è Chiantese che tocca per Perna, sale Perna lato destro dell'attacco, ancora Perna, Perna fino in fondo, Perna, c'è Chiantese, lo vede, prova a servirlo, c'è la chiusura, l'area liberata, ma arriva Del Mondo, ancora Del Mondo, Del Mondo sul pallone, c'è fallo, dice l'arbitro, calcio di punizione. Calcio di punizione. Rinvio lungo di testa Genovese, Simone Provisiero per Saviano, fermato, e allora gestisce la sfera il Crotone con il capitano d'Aprile dentro nel cuore del campo, il servizio poi è a sinistra dove c'è Polimeni, gestisce la sfera Polimeni, tocca per Scarcelli dentro a cercare il movimento di Pugliese, di Valente scusate, palla che è terminata in calcio d'angolo, ancora tiro dalla bandierina per il Crotone. Si scalda intanto Caro Preso per la Juve Stabia, palla messa in mezzo. C'è calcio di punizione per la Juve Stabia, si scalda Caro Preso insieme a Pimienta e non riesco a vedere da qui l'altro, dovrebbe essere Del Re se non vado errato. Borrelli per Genovese, pallone in avanti, c'è Perna, bravo Perna, riesce a gestire la sfera, a servire Favola ad aprire verso Simone Provisiero che sale a sinistra, cerca il pallone dentro con la sfera che è terminata in fallo laterale, rimessa con le mani. Tocco al centro per D'Aprile, c'è Genovese con calma, Del Mondo, perde palla la Juve Stabia, allora sale a sinistra Scarcelli, se ne va Scarcelli, mette in mezzo Scarcelli, De Giulio si trova il pallone lì deviato da Serra, si è trovato il pallone tra le mani per fortuna sulla deviazione di Serra che ora va al lungo di lancio, c'è Formisano, c'è Carbone, altra palla messa sul fondo di messa laterale per il Crotone che sale con Scandale, c'è anche Formisano, proprio lui a battere la rimessa laterale, battuta male questa volta la rimessa, rimessa
messa in gioco per la Juve Stabia, con Provisiero che cerca davanti il movimento di Chiantese. Se ne va Chiantese, palla al piede, Chiantese cerca un compagno, prova a servire perna, ma il tocco era complicato in questo caso. Poi lotta Favola, ma il Crotone la riconquista ancora con Polimeni. Va Polimeni a servire il numero 17 Valente, fermato Favola subito, verticalizza per Chiantese, sale Saviano a dare fastidio, Piccolo tocca per Favola, Favola serve a sinistra, Saviano gestisce il pallone con calma, ora il Crotone, il tocco a cercare Valente, si allarga il Crotone a destra, si prova a puntare l'area di rigore, intercettato da Piccolo il pallone, poi non ci arriva Favola, ma c'è Simone Provisiero che rischia e perde palla, attenzione al pallone in mezzo, secondo palo, il tocco, l'errore di Scarcelli, l'errore di Scarcelli, e la Juve Stabia si salva. Mister Francese sta facendo riscaldare qualche uomo, forse c'è bisogno di qualche cambio, gestisce Chiantese il pallone, va Chiantese a cercare Saviano, non lo trova, e allora è Formisano a cercare profondo il movimento del numero 7 Scandale, che però non ci arriva, c'è Serra che chiude, tocco per il capitano Simone Provisiero, cambia gioco, cercare perna, ma il pallone è troppo centrale, allora esce D'Aprile, palla al piede, supera la metà campo, tocco per Formisano, ancora di ritorno per D'Aprile, Serra chiude e rilancia subito davanti, c'è Russo all'indietro per il portiere Piccolo, con il rinvio di Piccolo, ma sul pallone arriva l'altro Piccolo, quello della Juve Stabia, perna non riesce a gestirla la sfera, e allora sale Scarcelli a sinistra, la chiusura provvidenziale di Genovese con decisione, serve perna, il dai e vai con Genovese, serve Chiantese, vicino c'è Favola, c'è spazio Favola, si allarga Saviano, Favola porta il pallone, lo scambia con Michele Saviano, c'è fallo su di lui, l'arbitro lascia proseguire, e allora c'è Provisiero che mette dentro per Del Mondo, Piccolo blocca in presa e fa salire subito Scarcelli, Scarcelli di ritorno ancora, pallone per lui, se ne va a sinistra, Scarcelli la mette dentro, fuori gioco, si è alzata subito la bandierina di Valente. 15:35 sul cronometro, 1-0 per la Juve Stabia, il gol di Del Mondo. De Julio al rinvio, non ci è arrivato perna, ma è rimessa laterale Juve Stabia con Genovese alla battuta della rimessa laterale, pronto lui con le mani sotto la nostra postazione a cercare davanti un compagno, poi di testa perna Del Mondo, prova a metterla giù, controlla Valente la sfera, serve all'indietro un compagno nel contrasto deciso, ci è andato perna a riconquistare la rimessa laterale con Genovese che è pronto quindi a rimetterla, cerca un compagno libero, lo trova in perna, quantomeno provava a trovarlo in perna, altra rimessa laterale per le nostre vespette con Genovese sul pallone, cerca profondo per, anzi Chiantese Del Mondo, nessuno dei due è andato in profondità, si sono fermati entrambi e l'azione così sfuma, rimessa dal fondo battuta da Piccolo per D'Aprile, il rinvio di D'Aprile, Serra in anticipo svirgola il pallone e allora c'è Scandale a destra, prova a puntare Provisiero, Scandale, Provisiero in anticipo lo ferma, sarà altro corner per il Crotone, altro corner, 17-18 in corso, e 30 sul cronometro, traversone in mezzo, il pallone respinto con Saviano che prova a dare fastidio,
palla che si impenna, Saviano ci arriva, Saviano contro quattro avversari, il rimpallo però lo favorisce, Michele Saviano accelera, se ne va al lato destro dell'attacco della Juve Stabia, ancora Saviano fermato in fallo laterale. Mister francese dice punta l'area, Saviano si era allargato un po', era da solo però contro quattro avversari, Genovese con le mani cerca e trova Del Mondo, si gira Robby, cerca lo spazio, c'è l'invio dal fondo però l'ultimo a toccare è stato proprio lui, e allora sarà l'invio dal fondo battuto già con D'Aprile, lancio di D'Aprile a cercare davanti il numero 10 Greco, chiude Borrelli in fallo laterale. Si avvicina l'arbitro alla panchina del Crotone, giallo per il mister, sta uscendo sempre dall'area tecnica, è stata questa la decisione dell'arbitro, è uscito sempre dall'area tecnica, dice l'arbitro, cartellino giallo quindi per l'allenatore. Tanto è pronto ad entrare il numero 19, De Vuono. Fuori il numero 10. Dentro il 19. Sarà questo il cambio. Tanto ammonito mister La Ratta. Abbiamo soltanto vedere tanto calcio di punizione per il Crotone, minuto 20 sul cronometro, calcio di punizione, è pronto ad entrare De Vuono sul campo, ad uscire sarà il numero 10 Greco classe 2006. Calcio di punizione, palla direttamente verso l'area e il gol del Crotone, pareggiato il Crotone, ma c'è fuorigioco, gol annullato, posizione irregolare e gol annullato quindi al Crotone. Esiste sull'1-0, prova Saviano ad andare, cambia gioco, perna da quest'altro lato, ma c'è un nostro giocatore a terra, dovrebbe essere Chiantese a terra che rotola, colpito al volto Chiantese perché a terra alla testa, dice Simone Provvisiero. Subito in campo il nostro Valerio Esposito, rosso, espulso l'allenatore La Ratta che continua a lamentarsi, espulso l'allenatore La Ratta, continuato a lamentarsi dell'ammonizione ed è stato così espulso. Espulso l'allenatore La Ratta. L'arbitro è espulso l'allenatore. C'è il cambio, allora il numero 19 uscito, numero 11 quindi, non Greco ma Scarcelli, è uscito dal terreno di gioco, è entrato il numero 19 De Vuono, questo è il cambio, Scarcelli De Vuono. Si rialza Chiantese, colpo era al costato, dai ragazzi, che la facciamo lo stesso, non c'era la fuori gioco, credeteci che non c'era, cadaggio voi, dai, non c'era, 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 non
mister del Crotone che si fa sentire dalla panchina. Intanto ci sono tre cambi per la Juve Stabia, dobbiamo mettere ora un po' di ordine. Allora, Pimienta, Caropreso e Del Re. Caropreso, Pimienta e Del Re. Fuori Chiantese, fuori Genovese e fuori Saviano. Al minuto 24 di questo secondo tempo, tre cambi quindi per mister Francese, che cambia tre uomini dentro Pimienta, Del Re e Caropreso. Tanto restituisce il pallone Del Mondo, espulso l'allenatore La Ratta, stato ammonito, detto l'arbitro, troppe volte fuori dall'area tecnica, poi probabilmente le proteste. Tanto Piccolo, c'è fallo su di lui, anzi era Borrelli, calcio di punizione. Teniamo la calma ragazzi, giochiamo come sappiamo fare, manteniamo la calma, non cadiamo in tentazioni, gestiamola con calma. Match che si sta infiammando. Borrelli lungo a cercare Pimienta, Del Mondo la controlla, se ne va Del Mondo, se ne è allungata, è arrivato poi Fravola, allarga verso destra dove c'è Perna, Perna davanti e trova Del Mondo, prova Del Mondo la giocata, non ci riesce, però la palla è uscita e sarà rimessa Juve Stabia. Rimessa per la Juve Stabia nella zona offensiva con Caropreso che va a battere proprio nei pressi della bandierina, dentro c'è Pimienta, il pallone passa, poi termina ancora in fallo laterale, sarà ancora Caropreso. A cercare Pimienta, tocco all'indietro di De Vuono, in avanti prova a salire il Crotone, ma c'è ancora Fravola che sale, forse c'era anche una spinta di Carbone, ma è ancora Serra, di testa Borrelli, poi il tocco per Fravola, ancora per Simone Provisiero, sciabolata di Provisiero, Del Mondo prova a spizzare per Perna che si impegna e guadagna, rimessa laterale, rimessa per la Juve Stabia con Caropreso, Del Mondo a lottare ma gestisce il pallone Greco, cerca la profondità con il numero 18 Valente che non la tiene in campo, è uscita, rimessa laterale per le nostre Vespette che conducono 1-0. Il gol nel primo tempo l'ha messo a segno Roby Del Mondo. Spizza Del Mondo ancora per Pimienta, aprile, ma è ancora Del Mondo in possesso, cambia gioco, cerca e trova il movimento, il compagno, si tratta di Del Re, poi è d'aprile in anticipo Serra, Piccolo, tocco ancora per Serra, si allarga e viene servito Provisiero, Piccolo, c'è Borrelli, Borrelli tocca ancora per Serra, apertura a cercare Perna, controllo di Perna, ancora Perna, prova a servire Del Mondo davanti, gestisce il Crotone, ma Piccolo prova ad arrivarci, non ci arriva, Greco allora cambia gioco, si infila Scandale, attenzione a Scandale, area di rigore, tocco al limite, pallone in mezzo sul secondo palo, De Vuono, doppio fuorigioco, si è alzata la bandierina del fuorigioco e allora si ferma il gioco e noi c'è un altro cambio doppio, allora dentro il 14 e il 16 per il Crotone,
28 sul cronometro, dentro per la Juve Stabia anche Schettino. Allora è uscito il numero 4. E l'altro che è uscito, non sono riuscito a vedere il numero di maglia, tanto fuori perna per la Juve Stabia per Schettino. Dobbiamo soltanto cercare di capire al posto di chi è entrato adesso il numero 14 del Crotone, che gioca nel cuore del centrocampo. Tanto è Pimienta, arriva Schettino sul pallone nel contrasto. Schettino, è uscito il numero 7, quindi Scandale. Rimessa con le mani per Simone Provisiero. Poi il tocco a cercare compagno. Intanto tanti cambi per il Crotone. Eccolo qui, Scandale, che passa proprio adesso sotto la nostra postazione. Il pallone in mezzo di testa Serra, tocco largo per il numero 16 La Pera, e Provisiero davanti, rimessa laterale pronta a battere ora con il pallone. La conclusione poi provata, che termina sul fondo, via dal fondo. Si arrabbia mister francese. De Giulio va al rinvio del mondo, controlla, poi cerca davanti compagno, non ci riesce. Allora calo preso anticipato, De Buono chiude Borrelli, ancora Greco in scivolata, però Borrelli gli sporca il pallone. Piccolo arriva, mette palla in fallo laterale. 31 sul cronometro, siamo entrati nel 32esimo, poco più di 3 minuti e mezzo al termine del match, più ovviamente recupero di testa del mondo ancora in fallo laterale. Una gara complicata nel secondo tempo. Provisiero spinto, c'è fallo, l'arbitro fischia infatti su Schettino, sarà quindi calcio di punizione per la Juve Stabia quando si volge ai minuti finali. Calcio di punizione già battuto con Simone Provisiero, che sciabola lungo verso Pimienta. Del mondo non ci arriva. Allora attenzione al tocco in mezzo, ma Piccolo riconquista un ottimo pallone con un break. Il tocco è per Del Re, va Del Re a destra, Del Re punta il suo avversario, Del Re accelera, fermato in fallo laterale, porta sui suoi, li fa respirare. Cado preso, va a battere lui la rimessa laterale, il nostro Cado preso. Tocco di Del Re ancora per Calo Preso, che lotta. Calo Preso fino in fondo. Calo Preso mette in mezzo, deviazione, calcio d'angolo. Salgono le torri.
Salgono le torri, non tutte, però in area di rigore. Pronto dalla bandierina la Juve Stabia a battere questo tiro. Il pallone in mezzo, Pimienta, la palla passa, secondo palo, non c'è nessuno. Arriva Del Re, c'è Fravola che cambia, Fravola trova Schettino, la tiene Schettino in campo, ancora Schettino, la mette in mezzo, Piccolo con i pugni. Arriva ancora Schettino sul pallone, la conclusione debole questa volta. Ci ha provato Schettino, sale subito il Crotone, 33-30 sul cronometro, un minuto e mezzo al termine del match, più recupero. Il cambio di gioco in area di rigore, attenzione, passa il pallone, la spazza caro preso, anzi era Piccolo. Ancora Crotone con D'Aprile, il tocco centrale, Pimienta a dare fastidio. Palla dentro, Borrelli, Del Re, sbaglia Del Re il pallone, ancora a riconquistare Del Mondo, a lottare Del Mondo, 1-2 con Pimienta, Del Mondo deve tenerla in campo, non ci riesce, stanchissimo Del Mondo, sta dando tutto il nostro Del Mondo, caro preso, Piccolo spazza, Pimienta la deve tenere, la tiene, l'aggancia, poi il rimpallo lo sfavorisce. E allora il pallone deviato con il possesso del Crotone, Pimienta a lottare, poi Piccolo, caro preso, spazza caro preso direttamente in fallo laterale. Dai ragazzi, mancano 10 secondi al termine del tempo regolamentare, non abbiamo visto l'entità del recupero. La riconquista Fravola, Fravola deve tenere la Juve Stabia, sale Schettino col tacco ancora per Fravola, 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 prova Fravola, la conclusione al lato, ci ha provato Fravola, tiro che è terminato al lato. Sei minuti sono stati assegnati, 6 minuti di recupero, un'eternità in pratica. Un'eternità, 6 minuti di recupero. Un altro minuto, quindi si arriva a 7. Si giocherà fino al 42esimo di questa partita infinita. Il pallone termina in fallo laterale, tira rinviato da Piccolo. 36-20 sul cronometro, si giocherà ancora per 5 minuti e 40 secondi. Saranno 7, quindi minuti di recupero. L'arbitro ne ha aggiunto un altro. Fravola. Cambia gioco. È caro preso che rinvia. Con calma la Juve Stabia, ma con concentrazione. Crotone in possesso, palla deviata dal Re in fallo laterale, rimessa battuta, il tocco verso il numero 2, si tratta di Formisano, lancia per Russo, Russo la scaraventa in mezzo, esce De Julio e poi spazza Del Mondo. Crotone che preme, Pimienta va a dare fastidio, prova da lontano qualcosa, il pallone in qualche modo arriva di nuovo al limite dell'area di rigore, si alza la bandierina, gestiamo questo pallone, gestiamo questo pallone, facciamolo con calma, facciamolo con calma.
De Julio, Del Re, lo Del Re lotta, tiene il pallone, rimessa laterale con Caro preso, Pimienta, Del Mondo cambia gioco per Schettino, va Schettino, viene fermato però c'è fallo e c'è giallo per Schettino, ammonito Schettino, calcio di punizione per il Crotone, 39, 38 e 45 sul cronometro, mancano 3 minuti e 15 secondi d'aprile, tensione che si taglia con un coltello qui a Cotronei, Caro preso, mette palla in fallo laterale, tocco al centro, attenzione, cross sul secondo palo, ci arriva in tuffo Russo se non vado errato, però troppo profonda per lui, termina sul fondo il pallone. Tanto sono già pronti ragazzi dell'Under 16, finisce 2-1 intanto al Menti, finita 2-1 al Menti, pallone passa per Del Re, se ne va Del Re, tiene lui il possesso, Del Re torna poi per Caro preso, ancora dentro per Pimienta, poi di testa c'è Borrelli, Del Re, vicino c'è Del Mondo, di ritorno per Del Re, d'aprile il capitano in anticipo, poi arriva Piccolo, scaraventa il pallone in fallo laterale, 40 e 10 sul cronometro, meno di 2 minuti alla fine, Greco, porta palla Greco, Caro preso, c'è fallo di Piccolo, c'è giallo anche per Piccolo, calma ragazzi, calma ragazzi, calma ragazzi, minuti concitati, calcio di punizione per il Crotone con Procopio sul pallone, il pallone in mezzo di Procopio è direttamente sul fondo, ma Provvisiero è andato a regalare il calcio d'angolo, Simone, bisognava chiamargli il solo in questo caso, Simone l'avrebbe fatta andare sul fondo, regalato un calcio d'angolo qui, però attenzione, tutti in aria, rimasto dietro soltanto Russo, anzi sale anche lui, tiro dalla bandierina in mezzo il pallone, colpo di testa di Greco, secondo palo Del Re, chiude, ottimo Del Re, ottimo Del Re, ottimo Del Re, che tensione, 41 e 45, 15 secondi al termine, di testa Del Mondo, poi la palla ancora in mezzo, c'è fuori gioco, c'è fuori gioco, c'è fuori gioco, si è alzata da un minuto la bandiera, posizione irregolare, è finita, la Juve Stabia porta a casa il bottino pieno, 1-0 il gol di Del Mondo e la Juve Stabia vince, 3 punti importanti, i ragazzi di Mister Francese si rilanciano così dopo la sconfitta interna di settimana scorsa, era importantissimo, ce l'abbiamo fatta, bravi ragazzi, è così che si fa, portiamo a casa il punteggio. Noi per il momento ci fermiamo, vi diamo appuntamento a fra circa una ventina di minuti per il match degli Under 16, gara che si giocherà ovviamente sempre in diretta sui canali social della Juve Stabia. Vi faccio vedere però l'esultanza dei nostri ragazzi.
ragazzi, è così che si fa, dai ragazzi, dai ragazzi.